Eccoci per la seconda parte, siamo alla 18ª puntata. Continuiamo il nostro video che avevo deciso di dividere in due. Delle incursioni Xenon e che ha costruito già una stazione di energia solare in basso e ogni tanto sbucano da quel portale, quindi è una zona pericolosa. Spezie, ghiaccio, ma le spezie, ecco qua, le dobbiamo comprare perché non abbiamo la produzione di spezia ed è proprio il modulo che vi dicevo la volta scorsa, senza dirvi di che cosa si trattava, che è l'unica cosa che ci manca. È inutile che noi lo compriamo, ma perché non produrlo noi? E quindi possiamo poi dedicare le navi ad altro, a vendere i prodotti che produciamo. E quindi adesso a breve deciderò di acquistare una licenza per la produzione delle spezie. Ci sarà un po' di dune anche in X4. Questi sono i nostri profitti che hanno raggiunto quasi 4 milioni di crediti, quasi con due picchi simili. Poi i decadimenti sono i prelievi che abbiamo fatto per incassare. Vedete che è una continua crescita con un mega prelievo finale. E adesso possibilmente con la spezia diventerà ancora più efficiente da quel punto di vista. Ecco qua, la nostra ricerca è finalmente partita. 3%, ci impiegherà 9 minuti reali per essere completata. Quindi abbiamo raccolto tutte le risorse della volta della scorsa puntata e ora naturalmente al posto di creare e lasciare mercanti cercherò di modificare, visto che non c'è nessuna ricerca in corso che abbiamo in questo momento, di modificare le mansioni per queste navi. Infatti un trasporto lo manderò alla stazione di Girasoli per ottimizzare le vendite. Vedete che ho tre navi che già vendono o che comprano delle spezie e vedete adesso assegno anche questo trasporto 2 che può dare manforte per la vendita delle risorse. Avevo lasciato attivo ancora il filtro mini video per la volta scorsa. Tenete presente che questa era una puntata unica, quindi ho deciso
deciso io poi su YouTube di dividerla in due e la sto commentando rivedendo il video, come già vi dicevo l'altra volta. Questo è utile per imparare dei propri errori. Naturalmente, vedete, un errore che vi faccio notare è la silicio 2. La silicio 2, vedete che ha una clessidra. Quando ci sono le clessidre vuol dire che la nave è ferma, non ha degli ordini assegnati per qualche motivo. E questa nave di silicio molto probabilmente per tante puntate è stata ferma e non si è formato, quindi è uno spreco inutile una nave, tenere una nave ferma così, senza che non fa nulla, con i piloti che non fanno esperienza, non fanno nulla. E infatti poi me ne accorgo che la sistemo, purtroppo. Ecco, qui ci sono i salvataggi automatici utili che il gioco fa da solo. Ed è bene che ci siano. Entering system. Unholy Penso retribution. che avvengono dopo circa poco più di 30 minuti. E vedete, ecco, me ne accorgo adesso, probabilmente. No, adesso seleziono la 3. Mi piace poi controllarle tutte ogni tanto. Questa quasi minato l'intera capacità di carico. Vedete, invece la 2 è ferma. Adesso probabilmente non me ne sono ancora accorto. Intanto la Kia va appunto ad acquistare licenze di conduzione dal rappresentante di frazione, silicio 1. Vedete questi profitti della nave. Bloccato, non riuscivo a capire il motivo per cui non eseguiva gli ordini. Poi mi pare di, ecco, fermare. Mi pare poi di ricordare che ho cambiato per ruota. Vedete che ancora ferma. Ecco, forse riesco a capire il motivo, forse era l'abilità del pilota che era troppo bassa, però strano perché di solito se è troppo bassa non permette di fare quelle estrazioni che gli avevo assegnato, quindi o è un bug o è qualche cosa che non ho ancora capito. Santuario della Trinità mi pare che sia territorio Paranid. Kia che prende una super highway e poi la abbandona per raggiungere la sua destinazione. In realtà qui secondo me ha fatto un po' di confusione il nostro pilota. Forse all'ultimo momento ho deciso io di cambiare la destinazione, perché ero indeciso se portarla nel punto che avete visto prima o in questo spazio porto. E qui stavo decidendo il da farsi e forse l'avevo fermata, adesso non mi ricordo, però penso che noi poi andremo, torneremo dove volevamo andare prima, però non ricordo francamente se era di qua o di là. Sì, forse lì vedo il simbolino del rappresentante di fazione e decido di tornare lì, che era anche un po' più sicuro. Vediamo. Esatto, cancello gli altri ordini vecchi e ovviamente il mio subordinato lo capisce e torna lì. Infatti si parlano fra di loro per modificare la rotta. Ecco, se voi cliccate su quel simbolo dove c'è scritto TQM475, vi zooma sulla mappa, sulla nave che state di interesse, insomma.
Poi c'è anche un altro tasto che adesso non avevo imparato a usare, ma mi sono dimenticato che tasto è per entrare. Penso che attivi quel simbolo che vi ho detto adesso. Vedete, c'è ancora il filtro assegnato dell'invidio che si vede nell'estremità. No, torno lì adesso. Non avevo le idee chiare. Cambiato ancora. Ho cambiato ancora destinazione. Mi ricordavo che avevo fatto questi cambi. Mi diranno i miei collaboratori che sono matto. Ho detto, ma perché ci manda lì se poi torna di nuovo indietro? Vedete che ci sono due rappresentanti, uno lì e uno sotto. Vedete il simbolino del personaggio con... Qui adesso vedo... Mi diverto a vedere le navi che non ho mai acquistato, tipo la fregata o la cannoniera, che potrebbero esserci utili per contrastare eventuali attività Xenon. E prima o poi dovremo farlo. Questa però è una piccola fregata, ben corazzata devo dire, ma è comunque una nave M. Ecco, volevo dire il costo, 2.577.000 crediti, e poi qui mi stavo divertendo a renderla un po' più carrozzata nell'attesa che la nostra nave arrivasse dal rappresentante di fazione. Vedete che qua ha quattro torrette che possono essere modificate. I have come to the end of my research. Sono giunto alla fine della mia ricerca, quindi Bosotà ha terminato la ricerca che avevamo avviato nella puntata scorsa. E qui vedevo quanto variava il costo della nave scegliendo componenti diversi. Questa addirittura ha tre scudi. E non è male come fregata, ovviamente è una nave militare, quindi ha più scudi e più armamenti e più torrette soprattutto. Solo due motori. Siamo già a 3.313.000. Era solo un esperimento per vedere quanto costava. Non l'ho ovviamente acquistata al momento. Prima o poi dovremo farlo. Alta costa 5 milioni, noi ne abbiamo 6 milioni e 497. Ah, questo scusate, la cannoniera, volevo vedere le differenze. Io ho un'idea di andare a rompere le scatole Xenon a quella stazione solare, ma sono convinto che con queste sole navi non è sufficiente, e poi probabilmente li facciamo arrabbiare. Arriva una controffensiva che ci può spazzare via, quindi per fare queste attività dobbiamo avere delle truppe un po' più consistenti probabilmente. Ecco, siamo quasi arrivati. E lo fa in modo efficace perché riuscite a vedere entrambe le cose insieme. Una volta che poi imparate a districare fra i vari comandi del gioco, insomma. Ecco, io ho deciso che poi è anche la copertina di questa puntata di vedere la nave quando entra in questa stazione.
incassato 9.788 crediti, che probabilmente sono qualche credito da minaggio di metano o qualcos'altro. Ok, finalmente arriviamo e scendo e andiamo dalla rappresentante di fazione. Adesso farò un piccolo taglio, sì. Saltiamo alcune parti noiose per arrivare lì. Eccoci dal rappresentante. Onorati di vederci, è chiaro che ovviamente gli abbiamo fatto fare tanti profitti ai nostri amici della nostra razza, quindi giustamente ci accolgono bene. Eccolo qua, produzione di spezie, 1.023.558 crediti che acquistiamo senza esitazione. Vedete che facciamo abbastanza presto finire i soldi e decido di fare altro. Vabbè, le navi ovviamente non le acquistiamo qui e andiamo direttamente sui moduli, vediamo un po' cosa acquistiamo. Vedete, ci sono tante cose che si possono comprare se si hanno i soldi. Saturno è stato esplorato. Ecco, moduli difensivi, questa è una novità che non vi ho detto. Piattaforma difensiva a disco, e questo poi lo vedremo bene nella prossima puntata. Adesso qui sono indeciso sul da farsi, ma poi l'acquisto, che è quella che vedete in mezzo da 721.000, eccola qua, l'ho acquistata. Good profit to you. E poi vediamo dove la mettiamo. Se ci ragionate un attimo, capite dove la voglio mettere, perché vi ho detto già che questo settore è abbastanza pericoloso. Vedete, c'è già uno Xenon lì che è appena arrivato, che vuole rompere le scatole. Adesso cerco la mia stazione di girasoli e faccio partire subito la costruzione del modulo per le spezie. E qui adesso mi focalizzerò su questo, in questa parte. Cerco di capire dove metterlo, ma a me non mi interessa tanto l'estetica della nave, più che altro mi interessa il profitto. Qui pasticcio, dovrevo solo confermare. Vabbè, accettiamo la stima, ma se non confermo la costruzione, ovviamente la stima è a zero. Infatti continuavo a cliccare lì, ma non avevo capito che dovevo confermare la costruzione prima della... E adesso ci ritorno. E sono purtroppo degli errori dovuti all'inesperienza. Sembrano cose banali, ma quando giochi... Vedete che è sparito un costruttore, dicevo, che succede? Perché non riesco a prendere il costruttore? Perché non avevo confermato il modulo da costruire, semplicemente. Di volte c'è frustrazione, ma dai propri errori. E rivedere il video ovviamente è utile per imparare dai propri errori. Non mi stancherò mai di dirlo. È inutile arrabbiarsi pensando a eventuali bug del gioco, siamo noi che sbagliamo. Sì, adesso qui cercavo inutilmente il costruttore, ma ovviamente non confermando la costruzione del modulo non era possibile trovarlo. Salto questa parte di video perché ci ho messo un po' a capirlo. Ci siamo, adesso me ne rendo conto e riposiziono le spezie e poi le confermo. Il modulo delle spezie, scusate. Vedete, sono dei moduli circolari. Ecco, quando è verde si può posizionare e poi in alto, dove c'è scritto conferma modifica i moduli, si dà l'istruzione per costruirlo. Vedete che richiede celle di energia, claytronica e parti per scafi. E adesso dico alle nostre navi di procurarci
Anzi, prima devo cercare il costruttore. È sempre una noia trovarlo. Qui secondo me devono fare una dinamica di gioco diversa, perché è un po' frustrante da trovare. Spesso non è nei settori vicini e uno perde tempo a cercarlo. Si può mettere anche un filtro volendo, però adesso c'era il filtro in video. Però essendo una nave grossa, circolare, eccola là, vedete? Assumi per la costruzione, perfetto. E lui verrà da noi, vedete che c'è anche il suono, il gioco ci avvisa che ovviamente è stato assegnato. E adesso andiamo sulle nostre navi e gli diciamo comprate risorse per costruire questa cosa. Ovviamente non quelle ghiaccio, ma là, quelle da trasporto. Vedete che stava cercando di comprare spezie. Vendi spezie. Ah, le vendeva. Bah. Ah no, vendeva a noi, giustamente. Le aveva comprate e le stava portando a noi. Anche qua. Vedete che adesso cancello e comincio a cambiare le missioni per queste navi. Magari taglio questa parte che è un po' noiosa e cerco di velocizzare per arrivare al dunque. Vedete che, scusate, vi faccio vedere solo questa modifica e poi saltiamo il video. Vedete, commercio per il magazzino di costruzione, così due navi portano il materiale. Ho appena assegnato la Kia alla contribuire alla portare delle risorse per la costruzione del modulo delle spezie. Lascio sempre noi, i nostri due addetti in automatico, a procurarcele. Tanto siamo già alla mezz'ora di video. Piattaforma difensiva Teladi, lo vedremo nella prossima puntata. Dividiamo il video ancora in puntate di mezz'ora, così siamo più freschi e veloci e ci vediamo la prossima volta.